Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi proveremo questo strumento che ci sarà molto utile nella misurazione della qualità dell'aria, specialmente la qualità dell'aria indoor. Se vi interessa questo strumento e volete acquistarlo, nella descrizione vi lascio il link e vi lascio anche il link del nostro canale Telegram dove pubblichiamo ogni giorno delle offerte da poter acquistare a prezzi scontati o con dei coupon, sempre da Amazon. Vediamo un po' questo strumento che cosa è in grado di misurare e come ci dà la visualizzazione su questo display. Vediamo in pratica cosa riesce a visualizzare questo misuratore. Allora, come possiamo vedere, qui ci dà la carica residua della batteria, che ha una batteria integrata che può essere ricaricata comodamente con il cavo micro USB che esce in dotazione. Dopodiché vediamo le prime misurazioni che riesce ad effettuare questa macchina. Il primo valore che visualizziamo è l'HCHO, cioè la formaldeide, che è una sostanza di base chimica presente in numerosi prodotti industriali, ad esempio le lacche, i colori, le colle e i leganti, di materiale in legno, nonché i rivestimenti dei pavimenti e alcuni tessuti, eccetera. Il valore di riferimento dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, cioè l'UFAM, ci dice che non si deve superare una concentrazione di 0,1 mg di formaldeide al metro cubo. In questo caso noi stiamo a 0,038 mg al metro cubo. La seconda misurazione che questo strumento ci fa visualizzare sono i TVOC. I VOC sono sostanze che evaporano facilmente già a bassa temperatura. Evaporando nello stato gassoso, contaminano così l'aria. Proprio per questo vengono definite sostanze organiche volanti, da cui poi deriva l'acronimo Volatile Organic Compounds, che poi vengono misurate con il valore loro sommato, quindi Total VOC. Sempre in riferimento all'UFAM, cioè l'Ufficio Federale dell'Ambiente, non bisogna in un ambiente interno, quindi parliamo di un ambiente indoor, superare un valore TVOC di 1 mg a metro cubo fino a 3 mg a metro cubo. Passiamo poi a queste altre due visualizzazioni che sono il particolato, il PM2,5 e il PM10, che sono uno tra gli inquinanti oggi più frequenti nelle aree urbane. Le dimensioni del particolato sono indicate dalla sigla PM seguito da un numero che indica il valore del diametro aerodinamico massimo delle particelle. Ad esempio, con queste due sigle, indichiamo rispettivamente il materiale particolato avendo un diametro aerodinamico medio inferiore a 10 o a 2,5 micrometro. Per avere un valore ottimo di PM2,5 bisognerebbe stare sempre al di sotto dei 25 microgrammi a metro cubo. Mentre per quanto riguarda il PM10 sotto ai 50 microgrammi per metro cubo. Passiamo poi alla CO2, cioè l'anidride carbonica. Per quanto riguarda l'anidride carbonica, il riferimento è di stare al di sotto dei 1000 ppm, particelle per milioni. Lo strumento poi ci dà un valore medio per i rispettivi valori già indicati e questi li potremo switchare tramite questo tasto. In questo caso abbiamo i valori della formaldeide. Poi passiamo al valore massimo dei VOC, per passare poi a PM2,5 e poi PM10 e con questo l'anidride carbonica. Infine, lo strumento ci dà anche una visualizzazione dell'ambiente in cui sta facendo la misurazione e ce la divide in sei parti, cioè ottima, buona, sufficiente, media, scarsa e scarsissima. Adesso useremo questo strumento di misurazione in abbinata con un purificatore d'aria per capire se il purificatore riesce o meno ad abbassare questi valori. In conclusione direi che questo strumento è abbastanza valido e abbastanza completo. Come abbiamo già potuto vedere, riesce a fare molte misurazioni. Se vi interessa questo strumento e volete acquistarlo, nella descrizione vi lascio il link e vi lascio anche il link del nostro canale Telegram dove pubblichiamo ogni giorno delle offerte da poter acquistare a prezzi scontati o con dei coupon, sempre da Amazon. Se questo video vi è piaciuto, mi farebbe molto piacere ricevere un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere altri video. Ciao e alla prossima!